Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi completiamo lo studio degli ottavi di finale di Champions League. Abbiamo i match tra Atalanta e Valencia e Tottenham Lipsia. Sono, diciamo, le partite probabilmente un pochino meno blasonate, perché comunque, insomma, a livello di Champions non sono grandissime squadre, però fatemi dire che io qui faccio proprio il tifo per l'Atalanta del Papu, quindi è assolutamente uno studio che voglio fare in maniera approfondita e che voglio veramente che l'Atalanta vinca e vada avanti in Champions. Già ha fatto il miracolo con la qualificazione. È stata fortunata a beccare il Valencia, che non è certo il Barcellona, e quindi voglio veramente andarmela a studiare sperando in una vittoria. Ci vediamo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Ti rifaccio vedere la maglia del Papu che ho ricevuto con dedica, e quindi a me tutte le rivalità tra tifosi della Roma, dell'Atalanta, non me ne possono fregare di meno. Io, per me, diciamo che la vittoria dell'Atalanta è una cosa da sperare, perché è così. Ti attivo lo schermo così vedi anche tu quello che vedo io, ed è una cosa da sperare anche proprio per il calcio che mostra l'Atalanta, nonostante 2 giorni fa, 3 giorni fa, mi ricordo, ci sia stato Roma-Atalanta. Cioè, io continuo ad avere favoritismo per l'Atalanta, per il Papu, che secondo me è veramente un gran giocatore. È il mio capitano al Fantacalcio, quindi nessuno mi tocchi i miei del Fantacalcio, e perciò dobbiamo vederci questa partita per capire se l'Atalanta la vince. Le quote sono abbastanza favorevoli. A 1,85 in calo l'1 dell'Atalanta. Guarda, sta facendo una stagione talmente assurda anche in campionato, ma anche questa qualificazione in Champions è stata talmente clamorosa che io gliela voglio da stuno secco, glielo voglio da tieni così, devi vincere. Vediamo se tante volte il gol è in rialzo, buono, perché almeno il Valencia non segna. E vediamo l'over è a ribasso. Allora, io penso che 2 gol su questa ci stanno. Penso che possa vincere realmente, adesso al di là di tutto. È probabilmente una partita che va dall'1 a 1 a salire, cioè se l'Atalanta riesce a fare lo scarto e a non subire mentalmente come ha subito le prime batoste di Champions, veramente può finire 2 a 1, 3 a 1, 2 a 0. Secondo me è una partita in cui c'è l'over e c'è la possibilità di 1. Ovviamente la 1x sarebbe più cautelata, però io voglio tifare Atalanta e ti dico esito 1 con un paio di gol. L'altra partita è quella tra Tottenham e Lipsia. È probabilmente in questo primo set di partite, in questo primo blocco di 4 partite, la più difficile, perché in campionato il Lipsia sta andando alla grande, comunque seconda col Bayern si è scontrata assolutamente alla pari, pareggiato 0-0. Il Tottenham con Mourinho ha un andamento un pochino più altalenante. Non è facilissimo da inquadrare. L'over a 1,61 non è malvagio, il gol a 1,50 è probabilmente la soluzione più congrua, perché comunque l'Ipsia è una squadra che segna, il Tottenham segna e concede. Se volessi essere un pochino più cautelato su questa, probabilmente sceglierei l'over 1,5. Se non mi basta l'over 1,5 perché la quota probabilmente era bassa, 1,20, voglio andare a cercare quote più alte, ci metterei il gol.
anche l'over, onestamente, però i ragionamenti sulle squadre che segnano molto, ma nel primo turno, cioè nell'andata della Champions, va sempre tenuto conto che magari sull'1-1 nessuna delle due si mette ad attaccare all'impazzata per segnare il 2-1 e magari però rischiare di prenderlo. Quindi è un ragionamento che sì, segnano, subiscono, esito gol ci sta, però non mi andrei mai a mettere sull'over 2,5 nella partita di andata, perché non sai bene o male, cioè perché sai bene o male che c'è il ritorno e quindi anche le squadre potrebbero viverlo in maniera più, un pochino più cautelato. O è proprio nel DNA della squadra, quindi che ne so, penso al Liverpool, il Barcellona, il PSG, che queste squadre che comunque sono sempre abituate a macinare, e allora l'over è un po' più facile sceglierlo. Però in queste squadre così equilibrate e anche poco leggibili, non facilmente leggibili, io un pochino di attenzione in più ce la metterei. Perciò over 1,5, scelta più cautelata, e esito gol mi sembra che comunque sia un'opportunità che si può cogliere tranquillamente. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video e come sempre per questa partita, abbiamo già detto mille volte, forza Atalanta!